Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Monster Hunter Generations Ultimate. Avete votato anche la volta scorsa e mi fa piacere per vedere un po' una mia spiegazione per tutte le 14 armi più i Prowler. Di effettivamente tutti gli stili di gioco ed effettivamente come approcciarsi al volo, quindi faremo i tutorial, lo farò separatamente. Devo ancora organizzarmi un minimo, schedare il tempo per farlo eccetera, perché comunque è una roba che richiede un pochettino di tempo, però una volta che lo farò li caricherò sul canale per chiaramente i più curiosi. In questo episodio però noi continuiamo con Generations Ultimate base, ovviamente continuiamo ad andare avanti live su Sunbreak, così dovrebbero ricominciare settimana prossima probabilmente, lo vedremo insomma. Intanto io questo qua posso metterlo un attimo così, almeno adesso lo vedo, e poi insomma pure là vi farò sapere. Ci siamo lasciati la volta scorsa che abbiamo fatto un pochettino dell'abuno, ovviamente qualche caccia, e stavamo finendo le missioni di basso grado livello 1, quindi ci mancano in realtà solamente 2. Abbiamo i degaggi, abbiamo di prendere appunto i funghi nelle zone più profonde della frontiera giurassica. Io inizierei subito con la raccolta, più chill, la facciamo subito. Questa missione non dà cose particolari a dire il vero, è sempre un po' di scorta di funghi iniziali, ma come sapete non è che questo è veramente un grandissimo problema in questo gioco, quindi in realtà noi punteremo direttamente ad andare nelle profondità della frontiera giurassica a raccogliere i funghi, come ci suggerisce la descrizione della missione, perché appunto cose come queste sono scritte nelle descrizioni della missione. Vedete che sono funghi che si trovano negli abissi della frontiera giurassica. Infatti questa cosa la chiedete anche spesso in passato, l'avete chiesta spesso in passato, se effettivamente queste descrizioni avevano un senso, e Nolgen la risposta è sì. Era tutto molto meno immediato, poi più andiamo indietro di generazioni più era così, dove appunto l'apice era Monster Hunter 1 e 2 ovviamente, le prime due generazioni. Ma qui vedete proprio che la descrizione della missione ci dice che i funghi abissali crescono solo nel cuore della frontiera. Che vuol dire questa cosa? Vuol dire che se io provo a raccogliere questi funghi da altre parti, il drop rate non ricordo proprio se è zero assoluto, ma comunque vicino a zero. Quindi in realtà le profondità della frontiera giurassica sono l'area 9, 10 e 11, che come vedete loro utilizzano anche questo colore blu più scuro per indicare una grotta, una caverna, un luogo in basso, e quindi il nostro obiettivo chiaramente è andare lì, e attraverso appunto poi ovviamente il viaggio rapido torneremo al campo base appunto con il nostro lancia lontano. Non penso che devo prendermi altro in modo particolare, ovviamente prendo sempre le scorte perché non ho intenzione poi di utilizzare roba mia, specialmente all'inizio. La secondaria mi pare non ci sia proprio, esatto, quindi questa è solamente una missione che loro hanno inserito qui oltretutto come obbligatoria, non come opzionale. Questa missione in realtà è una key quest, bisogna andare verso il basso perché vogliono farci esplorare un po' tutta la foresta, ok, tutta la frontiera giurassica. Se avete visto anche le altre missioni che abbiamo fatto sempre in questo rango, ci portavano più o meno da una parte o da un'altra sempre della frontiera, proprio per questa ragione, perché loro vogliono comunque che in queste prime missioni noi andiamo a esplorare più o meno tutto. Infatti sono in realtà tarate proprio per questo obiettivo qui, quindi alcuni ci porteranno in un luogo, altri in un altro luogo, però insomma più o meno avete visto. Prima di passare dall'area successiva, in realtà sono intenzionato a rimanere al volo qui perché voglio uccidere questi kelbi per vedere se riesco a ottenere la loro pelle, che mi sblocca un paio di armature e armi per adesso e per il futuro. Vedete che c'è una differenza, perché le stelle arancioni indicano il fatto che il kelby è stato stordito da una kill, quindi dai suoi HP che vanno effettivamente a zero, piuttosto che da un colpo di martello. Purtroppo però ci ho messo troppo tempo a scalcarli, in realtà se ne sono andati. Fanculen, è vero, qui il tempo è molto molto breve, quindi era meglio farli fuori uno per volta. In realtà io credo che se resetto l'area ritornano, mi pare. Sì, il tempo per scalcarli è molto molto breve, non è lungo. Adesso ci dovrebbero essere di nuovo. Eh no, devo aspettare ancora. Sti cavoli, allora lo farò la prossima volta. Che cacchiarola. E andiamo verso le profondità della frontiera giurassica. Vediamo un po' se ci stanno anche delle robe da raccogliere qui lì, ma non penso. È oro quello. Sì. Punto raccolta raro. Ah, giusto, è vero. Non l'ho ancora fatto, me l'avete chiesto la volta scorsa di abbassare leggermente l'audio della capture card. Andiamo infatti a
12. Adesso dovreste sentirmi ancora meglio. Se avete ancora problemi di audio, fatemelo sapere, lo fixerò al prossimo episodio. Minerale grigio, quindi non è raro. Vado avanti. Questa qua me la prendo. C'era anche quell'altra, però magari se esce dell'edera, esatto, buono. Ossa non rare, non mi interessa. E adesso questi qui sono tra le zone dove effettivamente possiamo trovare i funghi abissali. Mi pare che ce n'era una densità maggiore nell'area 10, quindi in realtà andrò direttamente lì. Qua. Ecco qua, per due. Ah, eccolo qua. Era nascosto. Qua ne dovrei trovare tanti. 4. 5. E ovviamente continuiamo a raccogliere, facciamo punti in più. 6. 7. No, 7. Sono comunque sufficienti, quindi adesso siamo al volo. Ovviamente il lancio lontano. Mamma mia, lo stava per interrompere quel gadget, avrei rosicato. E andiamo a fare la nostra consegna. Questo non ne ho parlato anche altre volte. In realtà, in teoria, è meglio utilizzare il tempo di fine caccia sempre per andare a raccogliere qualcosa o scalcare. Ci dà sempre un vantaggio. Tanto comunque sono periodi dove usualmente siamo fermi, quindi. Perché non dovremmo sfruttare questo periodo qui. Qua. Come vi dicevo, niente reward che non sono niente di che. Questa missione è puramente funzionale, non ha senso veramente nemmeno rifarla per nessuna ragione. È anche relativamente lenta da completare perché appunto dobbiamo comunque andare fino all'affondo della frontiera tutte le volte. Adesso mi darà la missione urgente, ma in realtà non la faremo subito. Farò prima l'ultima missione. No, scusami, dovrò fare prima la ultima missione, esatto. Si tratta solo di affrontare dei gaggi. Niente che. Facciamo il discorso con il nostro bro, Mulberry. E Psicosiero, ottimo. Psicosiero molto prezioso. Per i mostri enterogen. Dove letteralmente tutti quelli che si lamentano: ma non so dove è il mostro! Ma l'hai mai usato un Psicosiero che sono disponibili all'inizio gioco? La risposta è no. Non hanno mai usato un Psicosiero nella loro vita e quindi si lamentano che non so dove sta il mostro. Ok, non è che non hai tool per saperlo. C'è quello, c'è autotraccia, c'è un botto di roba. E non è sbagliato andare a prendere quelle skill lì, soprattutto inizio gioco, quando non sai i mostri dove sono, come ciclano. Adesso che c'è quello che vi stavo dicendo prima. Così scalco rapido, poi ci può dare o il corno, il white fin. Ah, cioè il corno, che in realtà è fortunato che ci dia il corno. Perché usualmente invece non lo dà il corno così, i corni di corna ne danno molto di più se li
li mettete KO e li ammazzate da vivi, cioè li scaricate da vivi, non da morti, anche se qui i Kelbi non muoiono realmente mai, praticamente ogni volta che voi in realtà fate questa cosa poi alla fine il Kelbi scappa via. Ah sì, può dare da carne cruda, può dare il fegato, può dare però la pelle, che è quello che mi interessa a me in realtà in questo caso, che non sta accadendo. Anyway. Ecco qua, pelle calda, almeno così sblocchiamo tutte le cose che richiedono una pelle calda, le abbiamo sbloccate dal fabbro. Non avevo ancora preso nemmeno un pezzo, quindi ho detto ok, might as well. E qui abbiamo dei mailings. Se giocate tanto in zone dove ci sono dei mailings, è una buona idea avere della felvina con voi. Così almeno i mailings rubano solo la felvina, non rubano altri materiali che avete voi. Lario, baccherare, ossa rare? Sono comuni, non vedo bene. No, sono comuni. Erano ossa rare, ci sarei passato. Gaggi, ecco qua. Wow, oltretutto possiamo raccogliere anche dei barili, delle cose che possono tornarci utili in un secondo momento. In realtà questa missione è particolarmente utile perché per fare una delle armature migliori in early game, o presumably una delle migliori in early game, perché poi c'è un lato di soggettività in realtà riguardo, servono i pezzi di gadget e i pezzi di buldrome. Si chiama la Bujo Bujo Bu, era un set molto famoso, serve per dare attacco aumentato fino a M in realtà, dipendentemente poi da quanto siete fortunati. Era veramente a inizio gioco. Avere 15 punti di attacco a inizio gioco chiaramente è tanto, ok, relativamente al vostro danno massimo, vuol dire anche aumentare i danni del 10-15%, a volte anche 20%, dipendentemente dall'arma con cui andate, quindi in realtà è una roba di un buon impatto. Ora, è la cosa migliore in assoluto? Dipende, a volte io comunque preferisco andare di roba di utilità, e come invece facevo le volte scorse, in realtà anche in old gen questa cosa non cambia. Avere roba che vi dà più reward in realtà è meglio, specialmente all'inizio, se non vi importa fare la caccia di 10 secondi fino al minuto più lenta, perché alla fine la differenza vera in early game è quella. Ora non parlo chiaramente magari di quando starà affrontando un mostro molto forte, poi avete un set molto debole, ma quando parliamo di una caccia media le cose stanno più o meno così. Siete ovviamente già a un livello di skill normale. Mancano solamente 4. Non ricordo se il cycle finiva qui. Io ho ancora delle cose da raccogliere, quindi prima posso ancora aspettare un po'. Vediamo delle scorte che ci sono qui. Coltello da lancio. È vero, no, questo non posso ancora farlo fuori. Non ho nulla con cui combinarlo, vero? No, potrei andare a prendere un fungo. Per intanto mi inizio a sbloccare quelle combinazioni lì. Non posso portarli con me i coltelli da lancio. Sono oggetti scorta, sono molto forti. Soprattutto in un genere veramente forti. Non posso portarli con me perché chiaramente sono oggetti scorta. Il coltello da lancio è un'arma molto potente, in realtà forse è l'oggetto scorta più potente in realtà, in assoluto, perché combinato con il materiale corretto vi permette di creare i coltelli status. Tra i coltelli status chiaramente abbiamo coltelli che possono applicare veleno, paralisi o sonno al mostro che colpiscono. E questi qui valgono fino all'end game, cioè sono forti in low, in high, in G, sempre. Quindi se riesco, però serve ovviamente sbloccare le combinazioni, e serve ovviamente sbloccare le combinazioni per sbloccare alcune armature, prendere trofei, vabbè, bla bla bla. In generale, trovare i coltelli da lancio non è banale, a volte ve le danno come obiettivi secondari delle quest, come tra le scorte quando fate quella cosa lì vi danno effettivamente i coltelli da lancio, appunto se completate una secondaria, oppure appunto se trovate accampamenti distrutti in giro lì è possibile droppare raccogliendo dei coltelli da lancio.
Se sfare Sanou in questo momento non ci sono altri modi per ottenerli. Roba che vengono sbloccati da materiali droppati da Melinx, quindi ne sto approfittando. Anzi, il respawn rate veloce che c'hanno. Però forse è qui perché c'hanno il ciclo veloce. Vediamo un po' se sono respawnati i gaggi. Non è detto. Potrebbe essere che qui sono finiti. Devo andare in un'altra area. Sono finiti, devo andare in un'altra. Probabilmente stanno nella zona qua sotto. By the way, sotto quella capanna lì ci sono altri di quei materiali. Però per spaccarla vi serve un colpo molto forte, oppure un mostro che la spacchi. Oppure, davvero, con quello speciale può essere anche combinato con... Però ovviamente qua non c'è nulla di tutto questo. Non ho ottenuto fondi combinabili a questi cazzi. Oppure dovete buttarci dentro delle bombe, che chiaramente non ho. Né ho intenzione di spendere soldi per comprare bombe in questo momento. Per quanto è una strategia corretta. In realtà gli esplosivi sono forti da inizio a fine gioco, sono danni true damage, specialmente in oggeno sono forti. Perché fanno danno ignorando ovviamente le parti di mostro, quindi fanno danno puro, ok? Come in termini magari più appetibili a tutti quei danni che noi chiamiamo danni esplosivi. I danni esplosivi ignorano la difesa del mostro. Sono forti in tutti i Monster Hunter, da Unite a World, World a Rise, sono sempre stati forti. Soltanto che la differenza è che i mostri in endgame di, che ne so, di Iceborne oppure di Sunbreak, ok, c'hanno tipo 60.000, se parliamo proprio di endgame forse parliamo anche di 100.000 punti vita, 160.000 punti vita, e chiaramente poi fate 200 su 160.000 e dici ok, 200 su 160.000 non è molto buono, infatti non lo è. Però in questi giochi qui il quantitativo di vita, proprio a livello di numero, rimane molto più basso. Quindi parliamo che ci sono mostri che hanno in endgame anche 4.000, 5.000, 6.000. E le difese di questi mostri sono molto più alte, perché non solo hanno moltiplicatori di difesa molto alti. Parliamo che alcuni mostri hanno anche 0,7, mi sembra arrivano anche. Quindi vuol dire che a prescindere ogni altra forma di danno che non è danno esplosivo, gli fa solo il 70% del totale. Ma Finishim, ma appunto proprio il loro numero di numero di HP è molto basso, quindi 200 su 200-250, poi cambia in base se avete bombardiere e altra roba, no? Tu chiaramente 4.000, 5.000, 6.000 è paragonare 4.000 a 160.000, capite che c'è un pelo di differenza, ecco. Quindi sono consistentemente migliori sempre, ok? Per questo sono molto forti le bombe in old gen. E più andiamo indietro coi ranghi, quindi chiaramente più i mostri hanno meno vita, più le bombe sono relativamente forti. Al che infatti in Freedom Unite, proprio nelle prime generazioni, proprio le bombe erano talmente tanto forti che potevate killare interi mostri anche solo bombe. In realtà, proprio solo gli esplosivi set con bombardiere erano anche sufficienti per far fuori. Mi sembra che ho fatto un video in passato che non dovrebbe essere offline. Io penso che sia ancora aperto. Tipo, ho fatto tipo un video dove facevo Rathalos e Rathian, solo bombe, una roba del genere. Per farvi capire. E oltretutto in old gen, intendo ormai retro gen, manco old gen, perché ripeto, è old gen. Potete addirittura craftare altri barili per fare altre bombe, quindi ne avete ancora di più. Buono, questa missione ha dato un botto di ricompense. Anche i gatti hanno raccolto parecchio. Adesso avremo l'urgente, che andremo a fare chiaramente subito. Ancora no, what? Sembra strano. Ah, ok, c'è il ranch, giusto. Never mind. Perché questa in realtà era una missione obbligatoria. Perché in realtà è una missione tutorial segretamente. Ah,
Tra poco inizieremo a fare anche la duplicazione dei nostri oggetti. Ed eccola qua, la nostra missioncina. Questo gran macao sarà molto più semplice dell'altro che abbiamo affrontato nel lab, infatti probabilmente lo esploderò malissimo. E volevo controllare? Volevo controllare se dal mercante potevo già duplicare qualcosa di interessante. Mulberry. Allora, ecco, possiamo parlare in realtà subito di questa cosa. Nel dubbio, chiunque di voi, nel dubbio, se sapete tipo, ok, non so cosa far duplicare, subito Nullberry. Perché? Perché la Nullbacca si può vendere e dà tanti, tanti zenni. Una delle strategie per fare soldi è duplicare Nullbacche e venderle. Che, onestamente, considerando che sono veramente squattrinato a inizio gioco, non è una cattiva idea. Quindi, ovviamente, mi imposterò anche col numero massimo di ordini e utilizzerò anche una ghianda per boostare la velocità con cui otteniamo le nostre nullbacche. Per ottenere tante ghiande, alcune le danno direttamente loro, ok? Altre le prendono i gatti, ma soprattutto si ottengono facendo le missioni con i Prowler. Come ho detto, eventualmente dovrò fare anche un pochino quello lì. Non so quanto andrò a fare missioni di Prowling, chiaramente, però è una cosa che effettivamente è così. Ok, perfetto. Ora, stile ombra, ma non vuol dire che questa Play 2 sarà solo di spada lunga. Stavo valutando se utilizzare ancora Longsword oppure farvi vedere in stile ombra un'altra arma in generale. Anche se comunque queste qua, vabbè, però quelle di ferro in realtà dovrei avere abbastanza materiale in realtà per fare praticamente un po' di tutto. Forse facevo vedere spadascia, che era carina contro il Gran Macao. Anche spadone è carino contro il Gran Macao in realtà. Abbiamo... no, spadascia, ok. Vedi, questo qua c'è un botto di ferro. Quindi possiamo direttamente craftare questa. Facciamo un livello più. Eccola qua. E ci mettiamo un'arte. Ovviamente qua è un po' clunky. Un po' meno quality of life. Fondo estatico. Il fondo estatico in realtà fa schifo. Schifo. Meglio schifo da solo. Perché diciamo che in fondo è stato un problema che ha un enorme animation commitment. Poi cambiando arma è anche meglio per voi, perché ovviamente la spada lunga ombra l'ho già usata contro il Gran Macao tecnicamente, no? Ecco qua, il mio equipo di cuffie, così almeno ritorno ad avere l'audio, che utilizzo molto le audio cue in Monster Hunter. So che è una cosa che magari in New Gen si è andato un po' a perdere per tutta una serie di ragioni, ma io ancora uso tanto 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 le audio cue, e soprattutto quando vado a rigiocare un Monster Hunter All Gen lo preferisco. Pronto soccorso plus, questa che ha la stessa potenza di una mega pozione. Così. Ah, non ho mangiato, vabbè, sti cavoli, intanto avrei solo ottenuto un po'. Beh, sti cavoli, insomma, 10 d'attacco su sull'attacco che ho adesso, in realtà è più del 10% del danno, è in realtà molto male, avrei dovuto mangiare. Però è anche vero che queste missioni del villaggio sono talmente semplici all'inizio. Beh, in realtà sono talmente semplici in generale, ci sono solamente poche missioni del villaggio che sono un po' cattivelle. Principalmente le missioni dove ti fanno affrontare per la prima volta... magari sì, dove quando invadono i Fated Four, volendo poter ucciderli, in Valor l'ho fatto anche, mi sembra, non ricordo se una volta l'ho già fatto live, ma sono sicuro di averlo già fatto, che ve l'ho fatto già vedere. Ci mettete un po' perché hanno il doppio della vita, quindi sono un po' tostarelli, però chiaramente si può sempre, in Valor soprattutto si fanno molto facile, molto facile, cioè dovete comunque giocare perfetto, però si fanno, eh.
Strano che non mi abbia bloccato. Ecco, la ragione per cui schiata assoluta è così forte è principalmente per il fatto che ti dà la possibilità di cancellare cose che normalmente non lo sono. Oh. Okay. E ti dà accesso a una serie di tool di quick recovery, animation cancelling. Questa qua sia schivata che prontezza assoluta. Poi schivata si carica prima, però prontezza ti fa rimanere l'arma sfoderata e ti ripristina anche 10 unità di acutezza. Per questo dico, in realtà in questo playthrough vorrei evitare di usare prontezza il più possibile, perché è veramente broken. Lo lascerò andare via, così intanto raccoglierò questo materiale. Quello che vi dicevo l'episodio 1, no? La cosa che mi manca anche di questi Monster Hunter Rogen, oltre al mood un po' più misterioso, eccetera, è l'impatto sui cazzo di colpi. Io non so perché, e non so come ve lo posso spiegare da un punto di vista di giocatore personale, io ragazzi sento che le armi abbiano molto più impatto in old gen che anche in Rise, dove alcune cose l'hanno anche esagerate, tipo l'hit stop. Eppure, io sento che l'impatto delle armi qua è più potente. Sento proprio, come posso dire, sarà in parte gli SFX, tipo chunk. Non lo so, non ve lo so spiegare, in parte sono anche, non lo so, un po' gli audio, è un po' un misto di tante cose, che però, raga, non lo so. Ripeto, è difficile da spiegare, però magari alcuni di voi condividono questo mio pensiero. Vediamo un po' se l'ho preso bene. Sì, l'ho preso bene, io ho anche rotto la cosa. Ecco qua. Ecco qua. C'è anche un minerale oro. Posso togliermi il mio buff sonoro. Tanto non mi serve più. Vediamo un po' se... Magari se mi dice bene, magari uno di questi banabra coopera. Ovviamente no, maledetto. E vabbè. Banabra ha deciso solo di riposizionarsi. Mannocci! Guardalo, guarda quando è Banabra col Migatte no Gokui. Mannocci. Good, adesso abbiamo sbloccato il secondo rango delle missioni, questa volta... Abbiamo finalmente accesso a un pochino di cose in più, che sicuramente è una roba che mi fa piacere. E quindi le faremo, ovviamente le missioni, continuiamo. L'episodio di oggi ancora non è finito, quindi continueremo a spingere ancora un altro po'.
ovviamente scaglie, cose di questo genere, e poi abbiamo ottenuto altre due, no, che era una punta, un po' di cose. Era anche caccia del giorno, a quanto pare. Quindi buono. In più, sempre i nostri gatti raccolta. Abbiamo aggiunto un po' di cose agli ingredienti, questo ci permetterà di fare altri, ci permetterà di fare altri cibi. Talismano. Veramente la prima cosa da fare è avere le altre combinazioni, quindi vediamo un po'. In questo momento non posso fare le altre combinazioni. Perfetto. Altre arti. Ho sbloccato altre armi e armature. Mi pare che di armi, sì, è vero, adesso posso craftare tipo quella d'osso, eccetera, che è chiaramente uno step in più. Posso craftarla direttamente. Non ce l'ho, vero? C'ho il per zero, infatti sì. Questa se la compro, così posso dire. 3300. Vediamo un attimo cosa porta subito. E l'armatura mi pare che... Oh, no, è vero, sì, c'è quello d'osso che abbiamo. E l'elmo da cacciatore, che non mi pare però abbia niente di valore additivo. Ah, Ranger. Ranger, che però non ricordo. Ranger era... Ranger era 3. 3 3 6 7. Ok, quindi in realtà cosa che farò subito. Poi il Ranger anche. Non era, era tipo che faceva. Esatto. Cioè in realtà c'è solo risparmiare lo slot, ma qui non fa altro. In realtà è trascurabile. E si dà per potenziare l'armatura, ma in realtà a noi importa possiamo fare la bugio bugio qu, volendo, con la roba di Bulldrome. Però in realtà ero più, sto vedendo se già si potevo fare, perché ricordo che si poteva fare molto presto nel gioco. Si poteva fare raccolta. Non so se forse erano le colzioni. Lo vedremo poi. In questo momento non ci importa. Ma posso già andare? Sì, ok. Adesso questa è la fase di generation dove tu devi parlare con 45 milioni di NPC diversi. Perché ognuno ti dà delle proprie quest, eccetera, no? Abbiamo il libro di linea 3 che lo compriamo subito. E ne mettiamo anche la ragazza. Pronto. Andiamo, andremo a casa, ma andremo... Ah no, giusto, ancora non l'ho sbloccata, vabbè, tanto.
Fields. Se veramente un giorno faranno un Generations 2, no? Difatti, che penso prenderà le 8 generazioni a questo punto, no? Dalla prima all'ottava generazione. Comunque una cosa del genere. Mi chiedo, raga, mi chiedo cosa faranno per reinterpretare tutta sta roba vecchia. Perché poi ovviamente prenderà tutto, no? Prenderà Kokoto, prenderà anche Rise, Sunbreak, World. Chissà, chissà come faranno. Migliore dell'audio qui. Yes. Importantissimo, chiaramente. Ecco qua, questi sono i mega fills invece. E per questo rimetterò l'audio. Vabbè, non mi torna, a me torna sempre un brivido in mezzo alla schiena ogni volta. Non ce la faccio, giuro ragazzi, ogni volta non ce la faccio a rivedere sto villaggio. Vabbè sì, la grotta misteriosa, ma tanto adesso ancora non ci posso fare niente. È un peccato solo che su certe cose, che chiaramente io, avendo giocato tutte le generazioni, è un peccato per esempio che alcuni luoghi non te le fanno più vedere, tipo l'interno della sala raccolta qui, oppure le varie fattorie, così. Cioè, anche come attività opzionali, no? Perché ovviamente sono totalmente opzionali. La duplicazione di oggetti sicuramente sarebbe l'opzione utilizzata di più di tutti in assoluto, però se mi davano la possibilità di poter andare nelle varie fattorie, anche spendere mezz'ora, per chi mi va? Cioè, non c'è alcuna ragione per farlo anche, no? Mi avrebbe fatto piacere, onestamente. Magari a raccogliere appunto oggetti addizionali, così. Ma questi sono i miei... idee. Importantissimo anche qui. Ah, è vero, dovevo fare così per portarli a casa. Mi sono dimenticato che non vengono da soli. Devo fare così e poi devo fare così. Eccolo! Cazzo, l'avevo dimenticato. Vabbè, poi lo devo rifare dall'altra parte. Che non solo mi devo far amare, ma li devo far amare e poi li devo prendere in braccio e portarli da me. Yeah.
Ecco qua. Oh, abbiamo finito. Torniamo un attimo al volo a Kokoto che si prende i pughi, mi ricordo. Ah, mi sa che è sparito. Mi sa. Vabbè, allora facciamo uno questo. Ah no, eccolo qua. Forse basta così. Vediamo un po'. Sì. Ah, ecco perché mi ricordavo che questa cosa era possibile, perché il talismano dava raccolta più 10. E quindi in realtà io quello che andavo a cercare dall'armatura era solamente Fate. Vero, 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 adesso ricordo. Ordiniamo un attimo il volo questi. Ecco perché. Per quanto comunque così presto nel gioco è tutto molto relativo. Che poi posso anche comprarlo, addirittura mi sa. Ma che poi è opzionale, ripeto adesso, perché è veramente. Che fatalità è 2. 2,5,7 e 3,10. Da raccolta più 2 e questo da raccolta. Ah no, 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 è vero. Wait, 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 hold on a sec. Per forgiare questi. Ah no, questi sto comprando addirittura molto meglio in realtà. Sì. La livelliamo di uno per a tutto. Perché adesso con questo c'ho raccolta più 2, non più raccolta più 1. Esatto. E proteggi spirito. Un sacco di slot che chiaramente adesso non andrò a utilizzare. Ecco perché mi ricordo che cazzo all'inizio del gioco si poteva fare una roba che ti dava. Che ti migliorava parecchio l'esperienza di gioco sotto questo punto di vista qui. Me lo ricordavo. Oh, Muffy! Eccolo qui, pure questa qua. Me? Solleva. Ecco bellissimo. Mancano veramente solo le paperelle. Il prossimo Generations potrebbe avere ancora più cose di frontiera, oltretutto. Allora, abbiamo un po' di tour, un po' di missioni nuove. Chiaramente, guardate qua, guardate la densità di missioni di Generations, ragazzi. Quanto è ridicola. Sotto rango. E queste non sono manco tutte poi. Sotto rango. Di un livello del villaggio, 3 pagine di quest. Allora, abbiamo un po' di roba comunque. Abbiamo roba che ci fa andare chiaramente ancora nella frontiera giurassica, che ovviamente ci permettono di andare. Che è il continuo in realtà di missioni che abbiamo già sbloccato, e del tutorial. Poi abbiamo il tutorial del deserto, ovviamente abbiamo Gendrome, e poi mi pare che sbloccheremo anche altre cose. Cioè, questo ci daranno un po' di materiali generici che chiaramente ci possono interessare. Ci insegneranno anche a costruire degli oggetti di utilità che sono in realtà estremamente, estremamente buoni, come appunto le bacche tropicali, che poi molta gente se ne dimentica post-game, ma in realtà imparare sta roba qua ti fa risparmiare spazio nell'inventario non da poco, quindi in realtà c'è il tutorial per tutto. Il male, chiaramente, questa la mettono ogni volta, questo è il fegato di Vibishin. Poi andremo in foreste e colline, inizieremo i nostri tour qui, quindi abbiamo delle piccole zone così, e poi la prima missione da cacciamiao. Questa qui chiaramente
Io ripeto, probabilmente giocherò Beast Palico perché è il mio preferito, semplicemente, ma può darsi che faremo un po' uno, un po' l'altro, li costruiremo entrambi in parallelo. In realtà per i Palico è meglio giocarli in endgame perché... giocarli. Fatemi rifrasare. In endgame abbiamo la possibilità di customizzarli, tra virgolette, un po' meglio perché possiamo switchargli alcune abilità ed è meglio. Farlo adesso, ovviamente cercare il palico perfetto richiede un quantitativo di tempo spaventoso, quindi non ci vado nemmeno, diciamo, troppo a darci peso. Comunque, questo mini episodio termina qui, ok? Quindi abbiamo fatto il nostro settino, abbiamo fatto le nostre cose, siamo andati un pochettino avanti e niente, ragazzi, grazie mille per aver guardato, l'aspetto è tutto e ci vediamo alla prossima. Bella.